Cerchi l'auto che fa per te? Autostop è il posto giusto. Esclusivamente dal mercato italiano. Aziendali, chilometri zero a un prezzo mai visto. Vieni a trovarci nel nostro autosalone rinnovato in via Parini a Trestina. Autostop, e non resti mai a piedi. Perdere un animale domestico è un evento tanto, troppo doloroso. Ecco perché l'impronta offre un supporto completo dal momento della chiamata sino alla restituzione dell'urna, accompagnandovi in ogni singolo passaggio. Offriamo un servizio di cremazione e un servizio di ricordi per animali. L'impronta la trovi a Selcilama, in via del Fiume 10, telefono 333-6508-082. Scooter Vintage Piaggio Center, concessionario Piaggio, Vespa, Aprilia e Sim. Ci trovi a Città di Castello, in via Martiri delle Foibe 10, zona industriale ex Sogema. Macchinine Ligier, microcar e multimarche. Officina autorizzata, revisioni, taglianti, diagnosi computerizzate. Vendita e assistenza bici elettriche. Magazzino ricambi, punto vendita accessori e abbigliamento. Vieni a visitare il nostro museo unico nel suo genere. Scooter Vintage, la passione corre su due ruote. San Sepolcro al Buitoni, al giro di boa, fine del girone di andata, e mister Bonura che schiera gli ultimi arrivati fin dal fischio d'inizio. Non cambia modulo l'allenatore del San Sepolcro, e pubblico sempre numeroso e rumoroso a sostenere la squadra, nonostante il turno infrasettimanale sia anche feriale. San Donato, reduce dalla sconfitta casalinga, si fa vedere la formazione fiorentina al sedicesimo con la conclusione di Belli che dalla sinistra conclude, ma il portiere Patata blocca. Al 25esimo, dagli sviluppi di un calcio d'angolo, conclude Piermarini con una volée che esce non di molto dallo specchio della porta. Al 35esimo, occasione clamorosa, gol per il San Sepolcro con una bella azione partita da Piermarini che riconquista palla, serve Pasquali che lancia nella profondità Ferri Marini che però spara addosso al portiere da posizione eccellente. Al 40esimo, nel momento migliore del San Sepolcro, però arriva la svolta. Borgo aggancia Belli in aria, l'arbitro fischia il calcio di rigore, si incarica della trasformazione Nieri che realizza il gol del vantaggio del San Donato. Si va al riposo con il vantaggio per la formazione esterna, ma la ripresa farà vedere un San Sepolcro completamente diverso e desideroso di rovesciare le sorti della sfida. Al 10° minuto la formazione di casa riesce a trovare subito il pari grazie ad una bella combinazione con i nuovi arrivati. La palla da Fremura è servita a Fracassini che crossa perfettamente al centro per la deviazione aerea di Pasquali e realizza l'1-1. Passano 6 minuti, il San Sepolcro insiste, conquista metri e da un'azione insistita di Ferri Marini e poi del Siena che appoggia per Pier Marini che trova il pertugio esatto, incrocia sul palo lontano e la palla si insacca per il 2-1. Al 28esimo c'è anche un'altra emozione, sfugge la palla al portiere del San Donato a pochi metri dalla linea, Ferri Marini non riesce a dare forza a spingere la palla in rete, sarebbe stata la rete del definitivo vantaggio. Poi la formazione del San Donato prova il forcing finale ma non produce seri pericoli alla porta del San Sepolcro che riesce quindi a trovare 3 punti preziosissimi grazie anche ai nuovi innesti e ad una grande volontà di vincere la partita. Mister Bonura, finalmente questa vittoria è arrivata, grande volontà del San Sepolcro, non ci poteva che essere questo risultato finale, visto il secondo tempo dei tuoi ragazzi. Sì, una vittoria importante, visto anche i risultati poi per la classifica perché, e per il morale per i ragazzi, perché è una vittoria che cercavamo da un po' di tempo, quindi vanno ringraziati i ragazzi per quello che hanno dato e soprattutto come detto nel secondo tempo, dove penso abbiamo rischiato pronti via su un cross, poi penso che però la squadra abbia meritato
la vittoria, quindi abbiamo avuto anche l'occasione clamorosa il primo tempo con Ferro, quindi sicuramente anche il primo tempo abbiamo fatto qualcosa, però sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio. Qualche parola sui nuovi arrivati? Mi sembra che Ha abbiano fatto dato bene, tutti. sì, Allen che sono entrati tutti e due nell'azione del primo gol, sono stati bravi, Allen a gestire la palla e poi ad aprire per Fraga, lui per sopra uno contro uno, a mettere una palla e poi dentro l'area. Abbiamo riempito l'area, abbiamo fatto gol, quindi sicuramente due innesti importanti come lo sono Grassi e Mezzasoma, e quindi sono ragazzi che sicuramente ci daranno una mano. Una bella iniezione di fiducia per il giro di ritorno. Sì, infatti ho detto, siamo lì, noi sappiamo qual è il nostro campionato, sappiamo quanto è difficile vincere le partite come oggi, quindi, ma è bene saperlo, perché la sofferenza alle volte tira fuori il 110%, quindi sappiamo qual è il campionato, sappiamo qual è il nostro obiettivo e quindi dobbiamo pensare a partita per partita. Adesso una Ma che cosa piccola hai sosta. detto tra il primo e il secondo tempo quando il Trasepolcro è andato a riposo sullo svantaggio? Perché non era semplice No, non era andare. semplice. Ho detto innanzitutto di continuare di tenere la partita aperta, perché viva, perché noi abbiamo sempre dimostrato comunque sia fino alla fine di crederci. L'abbiamo visto con la Pianese, l'abbiamo visto un altro già con Ponzacchi in casa. Quindi sicuramente di non scoprirci inizialmente, perché avessimo preso il secondo gol, sicuramente magari la partita è più dura. Ci fossero stati altri 50 minuti, di continuare a alzare un po' i ritmi sicuramente rispetto al primo tempo ed essere convinti che ci si poteva fare. E così è stato. Natale più tranquillo. Vabbè, più tranquillo, salutiamo tutti i tifosi, che so, anche oggi siamo contenti di aver dedicato questa vittoria a questi ragazzi, perché non è mai mancato il loro apporto, quindi ci tenevamo anche a dedicare questa vittoria a loro, alla società, a tutto l'ambiente, ecco, e auguri a tutti. Mister Lorenzo Collacchioni del San Donato da Ravenelle, primo tempo equilibrato, partita giocata bene da tutte e due le formazioni, poi siete andati anche in vantaggio, poi il Sansepolcro, troppa forza e la voglia di riscatto della formazione di casa. Ma sicuramente il Sansepolcro ha fatto il suo, essendo sotto ha provato a spingere. Noi lì bisognava essere lucidi e bravi, rispondere colpo su colpo, e lì hanno avuto più temperamento di noi, perciò non mi piace questa cosa. Siamo andati, secondo me, meritatamente in vantaggio, perché al di là dell'equilibrio, secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo avuto occasioni anche per chiuderla. Se poi la chiudi, gli altri prendono coraggio e cercano sugli episodi dove sono stati più cattivi di noi, l'hanno riaddrizzata e noi dopo non abbiamo avuto più la forza. Abbiamo anche delle caratteristiche solamente diverse dalla lotta, però ce le dobbiamo buttare dentro ugualmente per recuperare una partita dove dopo poi erano saltati un po' gli schemi. Lì sicuramente dobbiamo far di più. Sembra che poi, soprattutto nel finale, è ovvio, con il campo anche pesante, sia stato difficile comunque controllare la palla e quindi creare Sicuramente. situazioni di pericolo, la stanchezza anche. Ha influito quello, perché il primo tempo, diciamo, il campo non era pesante anche il primo tempo, però si poteva giocare, il secondo tempo un po' meno, bisognava fare qualcosa di diverso, essere anche più brutti, però più efficaci e concreti sulle seconde palle, dove sono arrivati prima gli altri, e lì viene fuori appunto quel lato che ti permette di giocare anche in un'altra maniera, perché non c'era più possibilità di giocare come il primo tempo per tante situazioni. E lì, ripeto, è un po' lontano dalle nostre caratteristiche, bisogna cercare di buttare dentro anche quella, perché tante partite, soprattutto il girone di ritorno, andranno in quella direzione, perciò dobbiamo essere bravi a giocare come il primo tempo e meglio interpretare quando la partita appunto diventa un po' più sporca. Girate comunque a centro classifica, in zona di assoluta tranquillità, il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è la salvezza, però bisogna essere consapevoli che manca ancora tantissimi punti e tantissime partite come questa, perciò dobbiamo essere avvelenati per fare più punti possibili. La nostra mentalità deve essere tirare fuori il massimo da ogni partita. Oggi abbiamo portato a casa niente e questo, insomma, mi fa arrabbiare.